Ecco, introduciamo un altro tema importante, quello della medicina del territorio. Ho il piacere di presentare il dottor Enzo Nunnari, medico di medicina generale e consigliere Assirem. Buongiorno, dottor Nunnari. Buongiorno a tutti, mi sentite bene? Sì. Io adesso sì, ho avuto un po' l'impressione che ci fosse una connessione un po' instabile, però ora la vedo e la sento bene. Mi pare che hai risolto il problema. Sì. Risolto, benissimo. Buongiorno, come Allora, state? Tutto bene? tutto bene, Vedo che grazie. procede tutto secondo i piani, siamo in perfetto orario. Oh, perfetto orario. Benissimo. Allora, dottor Nunnari, quanto è importante, faccio subito un domandone, quanto è importante stimolare una maggiore consapevolezza fra i medici di medicina generale relativamente ai temi del sonno? E cosa può fare la medicina del territorio per i propri assistiti per supportarli nei disturbi del sonno e nella prevenzione? Prego. Allora, sì, un bel domandone, sicuramente. Beh, intanto diciamo questo, che come sarà già stato detto in precedenza, il 15% degli italiani soffre di insonnia cronica, quindi diciamo che questo è un numero rilevante. Considerate questo che mediamente, secondo diciamo, gli studi di istituti importanti di ricerca, tra cui il SERCE, che è quello che si avvale dei dati, diciamo, della medicina generale che vengono dai gestionali degli studi dei medici di famiglia, solamente il 50% al massimo dei pazienti riferisce del proprio disturbo di insonnia al proprio medico di famiglia. Quindi considerate che un medico ha 1.500 assistiti in media, quindi circa 250 sono quelli che hanno insonnia, la metà ne parla, l'altra metà non ne parla. E quindi è importante, sono tante persone, con questo disturbo, è importante sensibilizzare, quindi formare adeguatamente e sensibilizzare il più possibile il medico al problema, perché normalmente l'atteggiamento è quello di attendere che il sintomo sia riferito, invece in questo caso bisogna essere proattivi, cioè bisogna andare a cercarselo il sintomo, quindi cercarlo sempre, indagare, approfondire, ma comunque cercarlo sempre, come una sorta, diciamo così, di automatismo, come si chiede come va la pressione, si deve chiedere come sta dormendo in questo periodo. Deve essere una domanda consueta che si fa nell'ambito della visita quotidiana, routinaria, diciamo, della medicina generale, perché il sommerso è notevole. Quindi questo è un primo punto. Cosa si può fare? Si può fare molto in termini proprio di supporto per i disturbi del sonno, perché in realtà i disturbi del sonno sono generatori di disturbi sia psichici che organici, ma sono anche conseguenza di disturbi psichici e organici. Quindi diciamo che sono un indice, una spia di tante cose che possono non andare nella salute del proprio paziente. In primis, diciamo questo, che appunto, come si diceva prima, vanno sempre ricercati. Vanno cercati nei pazienti che uno conosce per la prima volta, vanno cercati in quelli che uno vede occasionalmente, ma anche in quelli che vede più di frequente perché sono affetti da patologie croniche. Vanno cercati in quelli che hanno avuto, per esempio, eventi importanti di patologie importanti, impattanti, recenti, perché anche lì ci può essere un problema di sonno. Quindi in generale tutti i pazienti sono a rischio di disturbi del sonno e bisogna accertarsene. Dopodiché il ruolo del medico di famiglia è quello di paladino, se vogliamo, della prevenzione. Come tale dovrebbe sicuramente promuovere il sonno fisiologico e ristoratore, così come si promuove la pressione, il controllo della pressione, il peso, il BMI, diciamo, adeguato, il colesterolo, la glicemia, l'attività motoria, così si deve anche promuovere nell'ambito proprio dei fattori che determinano uno stile di vita sano. Bisogna promuovere il sonno fisiologico e ristoratore. Questo è un primo punto. Poi c'è da considerare un altro punto, cioè questo, poi c'è da considerare anche un fatto che praticamente oltre il discorso della prevenzione c'è proprio il discorso della cura, nel senso che noi abbiamo pazienti di tutti i tipi, che possono avere tutti i tipi di patologie. E quindi la
Le patologie di cui soffrono possono essere già causa di insonnia di per sé. Quindi chiederlo significa avere una spia in più di controllo sul grado di cura, buono o non buono, delle patologie già in atto. E quindi, per esempio, tante patologie possono creare insonnia, ad esempio, appunto, le apnee notturne, la sindrome delle gambe senza riposo, ma anche l'ipertensione instabile, l'ipertrofia della prostata, la demenza, l'epilessia, il reflusso gastroesofageo. Ci sono tantissime patologie che determinano insonnia. Se uno la cerca e la trova, questa patologia, può risalire ad una causa del genere e quindi curando a monte si cura anche poi l'insonnia a valle. Perché non dimentichiamo un punto che di fatto l'insonnia quando subentra e si cronicizza genera tanti tipi di patologie, cioè genera patologie cardiovascolari, patologie psichiche, neurologiche, immunitarie, dismetaboliche, quindi sono tantissime le patologie derivanti dall'insonnia. E allora è importante sicuramente avere sempre la guardia alta, promuovere uno stile di vita sano nel quale c'è il sonno corretto, il buon dormire, il sonno ristoratore, ma al tempo stesso tenere sotto controllo sempre anche chi ha patologie attive, come si dorme, perché quello può essere un segno di patologie non ben controllate. Quindi, per chiudere, rispetto alla domanda che mi ha fatto, l'insonnia è alle domande che mi ha fatto. Diciamo che l'insonnia, ricercarla e curarla significa prevenire l'insorgenza di patologie psichiche e organiche, ma anche curare meglio le patologie psichiche e organiche già esistenti, evitando che l'insonnia, cronicizzandosi, ne generi altre. Quindi diciamo che questo tra sonno e salute è un rapporto bidirezionale sicuramente, presumo. Esattamente, esattamente. E l'obiettivo primario dunque è quello di far emergere questi disturbi del sonno, quindi è importante la fase dell'anamnesi, no? E quindi della presa. Certamente. Questo è una cosa molto semplice e banale, però in realtà una domanda su come sta dormendo in questo periodo, in realtà molte volte apre dei mondi, degli scenari neanche inimmaginabili, da un punto di vista sia emotivo, personale, proprio di storia del paziente in quel momento, ma anche dal punto di vista proprio semplicemente organico, cioè nel senso che uno magari non parlandone mai, non scopre che russa di notte e questo russamento è patologico e determina insonnia, ma a sua volta determina tante altre cose. Quindi una domanda semplice, due o tre domande semplici aprono scenari di cura e di prevenzione molto importanti, sì. In un protocollo ideale di anamnesi andrebbe inserita questa domanda. Assolutamente. Sì, deve essere una cosa naturale, come chiedere se uno fuma o se fa attività sportiva. Fa parte proprio delle buone regole dello stile di vita sano, ecco. Sicuramente. Bene, allora io ne Poi, approfitto. Prego, dica. prego. No, 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 dica No, lei. dicevo, poi chiaramente va sensibilizzato anche il paziente, nel senso, cioè va fatto capire anche al paziente quanto è importante dirlo, perché sembra quasi una cosa intima delle volte, no? Dice, vabbè, adesso gli parlo che non dormo, ma tanto alla fine è sempre così, ormai è un mese, 2 mesi, perché poi ci si abitua a tutto, non volendo. Cioè in medicina noi lo vediamo che magari uno si abitua al fatto di andare in bagno male, tanto per dire, diventa un'abitudine e non ci fa più caso, oppure di avere altri comportamenti che dall'esterno non sono normali, ma uno ci si abitua e quindi diventano normali, tra cui anche il fatto di dormire male o poco, o svegliarsi troppo presto, non dormire la sera, andare troppo tardi, lunghi, diventa una cosa abituale, cioè se non c'è qualcuno che, come dire, sensibilizza, uno lo lascia correre, no? Non dà peso. Come quando ci si abitua ai dolori, no? La stessa cosa, si dorme Esatto, male. il dolore. Sì, perché non so, questa spalla non mi funziona, non la uso già ormai da un anno che tanto faccio tutto con quest'altra. Però se un anno fa uno metteva le mani prima, no? Magari riusciva a risolvere e non avere tutte e due le spalle poi implicate. Questo ha anche a che fare un po' con il sentirsi accolti delle volte, no? Dal Sì. medico di medicina generale. La creazione di questa Sicuramente. empatia è fondamentale anche per i pazienti. Bene. Assolutamente, perché fa parte di un discorso proprio esatto, come ha detto bene, di empatia, cioè ci deve essere un ricercarsi e un ritrovarsi
già un po' consolidato. È chiaro che un conto è fare questa domanda alla prima visita, è una domanda secca, come si chiede fumi o no, oppure come va la pressione, e va bene, però nel proseguo del rapporto, che non è un rapporto di un'ora, ma di 10 minuti, un quarto d'ora, però continuativi nel tempo, si crea un certo tipo di complicità, quindi diventa anche più facile poi, se uno è sensibile, da tutte e due le parti, insomma, dirselo, sicuramente. Certo. Allora, io voglio approfittare ancora che lei è qui con noi per mostrare un'iniziativa di Assirem che nasce proprio con l'obiettivo di coinvolgere i medici di medicina generale e i pazienti. Poi torno a lei. Ecco, questa è una serie di strumenti di comunicazione che abbiamo creato proprio da divulgare nella rete dei medici del territorio, dove esattamente si fa proprio questo, si parla del sonno, si invitano i pazienti a dare importanza a questo aspetto. Abbiamo pensato appunto a queste locandine da affiggere all'interno degli studi medici, appunto, ecco, dove ci sono delle sintesi in questo senso che colpiscono proprio anche gli stessi pazienti. Ecco, qui si vede esattamente un cattivo sonno aumenta il rischio di, e tutta una serie di disturbi che uno normalmente ignora, no? Mediamente, insomma, non c'è questa consapevolezza. Appunto, dicevamo che c'è un rapporto bidirezionale tra sonno e salute, e quindi qui abbiamo un po' degli stimoli proprio ai pazienti, ma nello stesso tempo anche ai medici a focalizzarsi su questi aspetti, su questi problemi. Allora, dottor Nunari, le chiedo proprio questo. Ritiene che strumenti di questo tipo possano essere di aiuto sul territorio per una migliore conoscenza del problema sonno? Sì, sicuramente fa parte di quell'azione di sensibilizzazione duplice che va fatta in modo duplice. Cioè, da una parte formare il più possibile, rendere il più possibile competenti e consapevoli e sensibili i medici di famiglia riguardo al problema, ma dall'altra anche aumentare la sensibilità e la percezione del problema da parte del paziente. Sicuramente le locandine messe nella sala d'attesa dello studio del medico di famiglia, come la prima che ha fatto vedere, della giovane donna contenta di aver appunto essersi appena svegliata dopo un sonno che sembra stato sicuramente fisiologico e ristoratore, attira l'attenzione e in qualche modo poi con quei messaggi fa capire quanto anche accattivanti, no? Perché di poi c'era scritto che è gratuito e non ha effetti collaterali. Di fatto è una cosa fisiologica, esattamente. È come andare in bicicletta o fare un'attività fisica rilassante. Questo sicuramente attira l'attenzione. La seconda locandina, quella con il corpo umano, invece, quella io la vedrei per esempio meglio dentro lo studio proprio del medico di famiglia, perché aiuta il medico a ricordare e al tempo stesso anche il paziente a riportare alla mente quello che aveva già intercettato fuori in sala d'attesa. Quindi sì, sicuramente sono degli ottimi veicoli per comunicare, per sensibilizzare, sì. Bene, continuiamo a fare promozione allora. Benissimo, ringraziamo allora il dottor Enzo Nunnari per essere stato con noi quest'oggi per celebrare la giornata mondiale del sonno. Grazie. Speriamo a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie, arrivederci. Grazie, buona giornata. Grazie.